Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo Tractor Vlog. Io sono Giuliano e anche questa settimana si va avanti con le lavorazioni in campo. Più precisamente, questa settimana andiamo avanti con il rullo liscio e l'Andini Blizzard per compattare l'orzo. Oggi vi spiegherò come faccio io, quindi come eseguo io questa lavorazione e il perché si fa. Molti di voi mi hanno chiesto perché lo fai, da me non si fa, eccetera eccetera. Vi spiegherò le mie motivazioni e anche il perché magari da voi non si fa. Solitamente penso non si esegua questa lavorazione nelle zone più calde d'Italia, quindi dove gela poco, eccetera, per il semplice motivo che questa lavorazione è proprio legata al gelo o comunque a un volere finale di risultato del campo. Comunque vi spiego tutto, andiamo subito sul trattore. Oh, perfetto, eccoci qua. Anche oggi guida assistita RTK più inquadrature e ovviamente tutto il modulo di X-Farm, come vi ho fatto vedere volta scorsa, che registra le lavorazioni in campo. Se volete maggiori informazioni sul kit, su questo e su tutto quello che ho detto nello scorso video, vi lascio i video in alto a destra, come al solito, e tutti i link in descrizione. Accendiamo tutto, allora, perfetto, trattore. Poi direi un po' di ventole, che ragazzi ho sistemato tutto, quindi sia il riscaldamento che il condizionatore funziona tutto alla perfezione. E appunto me lo mettiamo su una velocità, anche per tenere semplicemente pressurizzata la cabina, dato che è piena di buchi e se c'è pressione all'interno di un minimo di aria, almeno la polvere non entra da quei buchi. Poi accendiamo la guida, perfetto. Comincia veramente, ragazzi, a far caldino in questi giorni e quindi mi tolgo anche il maglioncino a illusione ottica, come molti di voi chiamano. Bene, si parte. Una domanda che sicuramente vi sorgerà spontanea è: ma scusa, hai detto che si va a rullare, dov'è il rullo? Ieri sera, solo per motivi di praticità, l'ho lasciata in campagna. In modo tale che lo stacco molto semplicemente, torno a casa in velocità e fine, e lo lascio nella zona di lavoro. Perché portarlo a casa tutte le volte che si va a mangiare, a pranzare, a cenare, eccetera, vuol dire farsi tutta la strada di casa a 10 km/h. E appunto molti di voi mi hanno chiesto: ma perché vai così lento col carro, eccetera? Appunto perché dietro c'è un attrezzo che è sensibile alle rotture. Se vado a 40 all'ora con un rullo è un problema, se vado anche a 20 all'ora con i carri che ho utilizzato nello scorso Tractor Vlog, che vi lascio in alto a destra dove sono andato a concimare, è un problema perché probabilmente il carro perde le ruote, quindi era per quello che andavo piano. Dato che il rullo è abbastanza lontano e da quel che ho capito vi piace la velocità, direi che possiamo farci una corsa col Blizzard, tanto per tenerli in allenamento, poverino. Perfetto, questo a posto, GoPro in testa e via. Ovviamente sentiremo tutta la rigidità di questo trattore. Sono in veloce con marce stradali 20. Potevo tirarla anche un po' di più la terza. 25. Aiuto. Dai, 30 all'ora. Per non esagerare. Lui saltella. Saltella, Blizzard è in strada, saltella. Qua andiamo un po' più piano che ci sono delle uscite di casa e non vorrei fare proprio un bel, come si suol dire, ciocco, una bella botta qua in campagna. Sei,
Non voglio andare oltre perché ci sono buche qua. Ecco. Ok, abbiamo raggiunto il nostro rullo. Mamma mia che rigidità. Adesso lo agganciamo, ragazzi. Perfetto, al primo colpo. Abbiamo anche una GoPro qua che inquadrerà tutto il lavoro e i sobbalzi di questo rullo. Perfetto. Spina di sicurezza. Mi avete chiesto anche perché nei carri dello scorso video non ho messo la spina di sicurezza, ma girando su strade private a quella velocità anche non si staccherà mai, ma anche se si dovesse staccare non è che succede un disastro. Questo qua è un copri PTO a vite e qua invece la spina di sicurezza la metto perché il rullo sobbalza molto e di conseguenza c'è pericolo che si stacchi. Dopo qui c'è una bella saldatura, un bel cordone perché il timone si era rotto a metà e con sé il piedino che avevo oltretutto piegato io perché si svitava da solo e a un certo punto ha toccato il terreno, ha toccato un solco e si è strappato. Domani mattina continua il video. Ok, vi chiederete che cos'è questo cordino? È appunto per non farlo svitare, perché ragazzi non c'è modo di fissarlo in altro modo, almeno così ragazzi vedete che non va da nessuna parte. Dopo, terzi punti, vi ricordo che ve l'avevo già spiegati 2 anni fa e avevo fatto praticamente, recuperato 2 vecchi terzi punto, li ho saldati assieme e avevo fatto un braccio di collegamento e sono durati appunto 100-150 ettari, non di più. Poi per usura meccanica si sono proprio rotti qua dove è attaccato il filetto all'asola qua, all'occhione. Adesso sono andato a comprare 2 terzi punti nuovi, vi ho fatto vedere su Instagram, mi raccomando vi lascio in descrizione il link per seguirmi su Instagram, ho fatto vedere qualche stories in cui si erano rotti i vecchi e allora ho messo questi qua nuovi e come frenafiletti ho messo un bel cordone di saldatura e via andare. Entrambe le parti, i rulli sono su cuscinetti, vi chiederete perché sono 3, servono appunto perché così seguono al meglio il terreno, sono flottanti e seguono il terreno in 3 punti dove ci sono buche, avvallamenti. Funzionano bene? Sì, sono una bella scomodità. Dopo non mi ricordo il peso, ma vi lascio tutti i dettagli tecnici in descrizione. Sono d'acciaio, verniciato e riempiti di acqua e antigelo per non farli esplodere durante l'inverno, dato che spesso e volentieri viene lasciato fuori. Niente, andiamo a lavorare. Ok ragazzi, perché si fa questa lavorazione? Ve la spiego intanto che ci dirigiamo al campo. Questa lavorazione appunto serve a compattare il terreno. Perché? Perché si deve compattare il terreno? Solitamente seminato o a erbaio o a cereali a paglia autunno-vernili. Cosa succede? Noi seminiamo per esempio a ottobre, novembre, dicembre, durante l'inverno, quindi periodo dicembre-febbraio, giù di lì, gela, quindi il terreno si alza, tende ad alzarsi, ad aumentare di volume appunto per il contenuto idrico e quindi è molto soffice e sollevato. Noi col rullo ripristiniamo la condizione d'origine, questo perché aiuta le radici a ottenere un maggior contatto col suolo, evitare vuoti d'aria e diciamo che la pianta si troverà in una condizione più favorevole perché molto più a contatto col terreno, le radici sono ben appoggiate e quindi è sicuramente migliorativo, non è essenziale ma è migliorativo. Dopo ci sono anche altre, il campo è questo qua, dopo ci sono anche altre funzioni che quelle sono a discrezione del proprietario del terreno, diciamo così, che sono molto semplicemente, per esempio ci sono sassi,
riccioli di terreno lasciati dalle lavorazioni precedenti o dalla seminatrice. Insomma, con il rullo si spiana tutto e nel momento in cui si vorrà trebbiare molto molto basso, come piace a me perché sono in minima, voglio macinare tutta la paglia, avere meno residuo culturale possibile attaccato e ancorato al terreno, appunto compattando col rullo riesco a schiacciare tutti i sassi, tutte le crestine, i riccioli di terreno, così da non far, diciamo, faticare il controterzista e evitargli qualsiasi danno o rottura alle trebbie da sassi o altri corpi estranei nel terreno. Dopo, altra cosa e ultima in questo caso, è stato concimato questo orzo con metà circa della concimazione che daremo sulla totalità con solfato ammonico, e il rullo aiuta leggermente a interrare questo solfato ammonico. Si trova sul terreno, il rullo schiaccia e lo, diciamo, lo pressa sul terreno e un minimo effetto di interramento ce l'ha. L'interramento aiuta a non far evaporare o dilavare l'azoto. Sì, adesso è piovuto un sacco e figuratevi, ha fatto 2-3 settimane di sole, per fortuna si è asciugato un po', si riesce a intervenire in queste lavorazioni, però adesso dopo aver concimato un minimo di acqua servirebbe, ragazzi, per appunto far fissare al meglio la concimazione. Altra cosa, ovviamente ci devono essere le condizioni adatte per effettuare questa lavorazione. Se sei tanto bagnato, meglio stare a casa, perché se si attacca della melma al rullo si strappano tutte le foglie e succede un disastro. Il rullo deve essere assolutamente liscio, il Cambridge, quindi quello crestato, non è il massimo, tende a tagliare le foglie. Dopo bisogna tener conto di altri aspetti, per esempio se non è mai gelato per tutto l'inverno, che è successo circa 2 anni fa, o ha gelato pochissimo, è inutile farlo. Se è venuto giù un mare di acqua che ha praticamente asfaltato il terreno, è peggiorativo fare questa lavorazione. Quindi in agricoltura, come ogni cosa, bisogna analizzare tutte le circostanze e avere dei dati. Appunto, per fortuna abbiamo anche qualcosa che ci aiuta a raccogliere questi dati. Per tutti quelli che mi dicono "non l'ho mai fatto", bisogna dire che non è una cosa, è migliorativa questa lavorazione, non costa tanto farlo, e però non è essenziale. E poi bisogna dire che se per esempio coltivate del grano, non so, in Basilicata, comunque al sud Italia, dove fa più caldo, probabilmente gela molto poco o non gela in certi anni, e quindi è inutile farlo. Bene, si può partire. Utilizzo la prima gamma veloce marcia stradale per tenere il numero di giri, diciamo, discreto, sui 1000-1500, non di più, per non consumare troppo, perché il Blizzard, ragazzi, beve. Allora, doppia trazione non inserita, si cerca di rispettare al massimo quello che sono le piantine. Sapete benissimo che la trazione anteriore gira leggermente più forte della posteriore, di conseguenza tende a strappare, a raspare il terreno. Raspare, mamma mia che termine tecnico. Bene, si può partire. Ovvio che vi lascerò anche delle clip non parlate per farvi vedere un po' la lavorazione. Abbiamo la terza camera posteriore che fa vedere la lavorazione. Tendo nei giri attorno a stare molto sul fosso per compattare la crestina anche sulla riva, in modo tale che quando andrò a pulire i fossi col braccio tagliarive non avrò grossi problemi. Come eseguo la lavorazione? Molto semplice, faccio 4 giri attorno nello stesso senso e dopo spacco il campo in più blocchi. Cosa vuol dire? Che una volta fatti 4 giri attorno faccio una linea perfettamente dritta al centro, poi una a destra e una a sinistra di diverse passate rispetto alla linea centrale, in modo tale che il campo viene diviso in 3 o 4 blocchi rettangoli, grandi rettangoli, e continuo a entrare e uscire in questi rettangoli senza dovermi mai fermare o far manovre, perché ragazzi, con una roba del genere è impossibile far manovre. Adesso io vi farò vedere la lavorazione anche non parlata e oltretutto mi metterò la GoPro in testa per farvi vedere proprio con mano, in prima persona, l'utilizzo di questa guida assistita. Qua ragazzi vedete che queste botte che sentite, la stradella là non era niente, le botte che sentite è il rullo che va dentro nei solchi, velocità di crociera tra gli 8 e i 10 km orari, non si può andare oltre perché sennò si spacca tutto, e il danno da usura che ho avuto in quegli snodi là è proprio dovuto dai solchi, a forza di botte
all'interno dei solchi succede questo, però i solchi servono per scolare l'acqua, che purtroppo è diventato difficile fare i cereali autunno Bernini appunto per la troppa acqua. Vedete appunto solco, ecco, la schiena ringrazia, il rullo pure. Niente, dai, adesso vi faccio vedere come si utilizza la guida. Ecco, si arriva in fondo, si decelera leggermente e si continua appunto a girare attorno al campo. Ovviamente gli angoli non verranno perfetti perché non è possibile fare retromarcia. Lo so che siete agricoltori e di conseguenza arriverete a dirmi ma fai quella modifica lì, metti il blocco che così non sterzano e fai le retromarcia. No ragazzi, questo rullo non lo tocco più. Ok, anche qua si gira. Adesso vi faccio vedere come utilizzo la guida. Bene, allora, nuova linea, gli si dice, si va, ci si mette dritti a bordo del fosso. Ecco, quando si è belli dritti si imposta un punto A e noi adesso dovremmo tracciare una retta AB, in sostanza un punto AB, e dopo lui automaticamente collegherà il punto A e il punto B e farà una retta e dopo la replicherà più volte. Fino ad oggi si è dimostrato molto preciso, lo sto provando perché mi ha fatto qualche scherzetto ieri, quindi prima di farvi una recensione, ve lo prometto, arriverà il video proprio dedicato al test in campo e la recensione finale con tutti i miei giudizi su questo attrezzo, però ragazzi capite che devo provarlo bene prima di darvi un'opinione, perché io potrei dirvi ok, ho provato, va dritto, ogni tanto sbaglia qualcosa, boh, non si sa il perché. Invece no, voglio portarvi un contenuto di qualità e obiettivo, di conseguenza voglio provarlo bene. È un bene sia per me che per voi che per l'azienda che lo produce. Ecco, vedete che si sta proprio a filo del fosso per compattare fino all'ultimo centimetro. Bene, qua decelero un po', sempre dritto, punto B, appunto fatto punto B, prima A poi B, e in porta. Qua automaticamente gli si può dare un nome, per esempio il nome del campo o così via, qua dà di default la data e l'ora, facciamo salva, non è essenziale. Però comunque potete riprendere tutte le vostre linee fatte nei diversi giorni e reimportarle nella guida in qualsiasi momento, quindi anche diciamo una sorta di ripetibilità del segnale. Questa è una cosa che devo testare bene, cioè faccio una linea oggi, fra 10 giorni il trattore navigherà nella stessa linea perfettamente? Vedremo, lo so che non sono credibile dicendo cose così serie con una GoPro in testa, però vedremo. Allora, perfetto. Si finiscono i giri attorno, finiscono, qua io ne ho ancora da far 4, quindi mi sa che farò qualche taglio e quando comincerò a spaccare il campo. Qua si va a filo dell'argine, avete visto ragazzi che con questo nuovo anno, con i Tractor Vlog, sto alternando un po' le riprese così statiche, che sono piaciute molto, ma anche le riprese in testa, che per i nostalgici o comunque qualcuno le preferisce, ma qualcuno anche le odia perché magari gli crea un po' di nausea, appunto qualcuno mi ha detto questo. Ragazzi, purtroppo cerco di fare il possibile per accontentare tutti. Ecco, qua si prendono un po' le misure e si continua con il giro attorno. Proviamo a fare guidare lui già adesso, vediamo dove ci porta. Ci porta un po' sopra a quello che è la passata precedente, ma possiamo accontentarci per avere le successive tutte dritte. Quindi via a 10 km orari spaccati, senza mani, vedete, ecco ragazzi, sta già guidando lui. Attenzione solco, dai, questo era anche leggero. Adesso ci mettiamo qua a valutare i solchi. Comunque ragazzi, è una comodità assurda che guidi da solo, e vi dirò, è anche un qualcosa, come si può dire, che ci permette di
guardarci un po' attorno, guardare se lavora bene l'attrezzo. Succedono situazioni, spesso e volentieri penso maggiormente con l'aratro, che bisogna sia guidare alla perfezione e guardare dietro cosa succede. Invece così, con una guida del genere, praticamente si può guardare se funziona tutto, se va tutto bene. Certi potrebbero anche addormentarsi, si fa un bel pisolino, lui non curva da solo e ti saluto trattore. La GoPro lì intanto regge, ragazzi, non molla un colpo, è stata macinata dall'erpice a denti fissi, da qualsiasi roba, ma lei non molla un colpo. Mangia tante batterie, mamma mia, comunque sto utilizzando tutte GoPro per chi lo chiedesse. Se siete interessati alle attrezzature, vi lascio sempre il link di quello che utilizzo in descrizione. E GoPro ha fatto un bel miglioramento dalla 6 alla 8 che ho in testa, perché la 6 mangia le batterie anche se è spenta, la 8 è un po' meglio, ma non parliamo di queste cose che non vi interessano. E voi direte, ma perché sta così tanto sopra la passata precedente? Perché questa l'ho fatta a mano, qui questa è la passata replicata appunto da prima, però adesso l'abbiamo tirata dritta e vedrete che al prossimo giro sarà perfettamente scostato. Bene, adesso si è arrivati in fondo, bisogna ricordarsi di mettere in pausa la guida per riprendere il controllo del mezzo e si continua a girare. Appunto, perché si fa un 4 giri attorno per avere testata libera e completata, per poi poter entrare e uscire dei vari riquadri di cui vi spiegavo, di cui vi raccontavo prima. Appunto, vedete che si passa da tutte quelle crestine lì, sassi eccetera, a un bel piano perfetto, e le piantine vengono rispettate perché dopo pochi giorni si rialzano e continuano la loro crescita. Bene, adesso si può innestare la guida e lui andrà praticamente perfetto, vedete, senza lasciare indietro quasi nulla. Diciamo che potrebbero esserci degli errori vicino alle passate effettuate a mano, perché a mano si va un po' storti, invece lui vuole andare dritto. Ecco, per esempio qua non mi sta lasciando indietro niente, perché probabilmente ho seguito il fosso, era un po', ovviamente era a curve, lui ha fatto una linea retta e quindi adesso mi sta lasciando indietro qualche pezzettino, qualche linea, poi si riprende, perché io nella passata precedente ero andato tutto storto e lui adesso sta raddrizzando. Adesso ragazzi, direi che mi faccio i vari giri e poi vediamo come funziona nelle varie aperture di campo. Ecco, innestiamo la guida e lui va perfetto. Appunto, la passata precedente era sua e lui sta andando alla perfezione. Voi vi chiederete, ma con i tiranti che hai fatto il rullo naviga un pochino, cioè non mantiene la larghezza precisa come un rullo fisso. Quello è vero, e infatti ho impostato la larghezza, lui è 3,10 m, aperto tutto, infatti ho impostato la larghezza 2,80 m per compensare a questa deriva che hanno i rulli. Adesso lui sta andando perfettamente a chiudere la passata e potete ben vedere che è perfettamente dritto. Per tutti quelli che mi chiederanno e che mi hanno detto e che mi stanno scrivendo quotidianamente su Instagram, ma Giuliano, c'è lo sterzo storto, come mai? Ma montalo dritto, ma raddrizzalo. Allora, se ci fosse stato uno sterzo da trattore, quindi con le tre razze rialzate, non si noterebbe il problema, se non magari dal logo centrale. Però loro non hanno potuto farlo, probabilmente né per volontà, non hanno voluto fare un sesso da trattore perché è più complicato costruirlo forse, e questi invece se ne trovano in giro di più di questi sterzi, che sono molto da macchina, da NASCAR, da macchina da corsa. E però capite, se venivano su con uno sterzo rialzato dal trattore, più lo spessore del motore, diventava una roba alta così, abbastanza scomoda. Quindi in questo preciso caso di trattore preferisco uno sterzo basso. Dopo, per quanto riguarda il dritto o rovescio, adesso vi spiego, ragazzi, vi faccio vedere perché sono stufo di rispondere a messaggi su Instagram.
Sui trattori vecchi come questo c'è un sistema che si chiama Orbitrol, è un sistema idraulico che dà una serie di input idraulici per muovere l'idroguida. Perfetto, se io faccio così, guardate, arrivo fino in fondo, sentite che appunto c'è il bypass di olio, se io continuo, vedete che lui continua a girare ma le ruote sono ferme e quindi io direi che posso dire che continuando a sforzare sul sistema idraulico, sull'idroguida, posso portarmi il mio sterzo dritto. Quindi ragazzi, voi dovete capire che in campo forza di curvare stretto e arrivando a fondo corsa ci si muove tutte le volte di un centimetro e magari alla fine di una giornata succede che si è fatto un giro completo. Quindi il dritto non esiste. Bene, dai, continuo a guidare te che non ho più voglia. ragazzi, dopo farne a meno diventa difficile, Comunque vi dico che fare le passate così dritte, perfette, è un risparmio di tempo, magari ad occhio si stava un po' più su, un po' più giù, quindi magari un, non so, 5, 6, 10 minuti per campo si risparmiano e oltretutto di notte su campi magari in cui il gelo ha fatto affiorare poco il terreno a causa di impassi di terreno diverso, è una grande comodità perché di sera non si vede niente, a parte con i fari con montato si vede molto bene, però comunque è in ogni caso difficile entrare nelle varie passate e con questo invece si va alla perfezione. Adesso io mi finisco i quattro giri attorno e poi ci vediamo per fare le linee dritte in mezzo al campo. Ok, eccoci arrivati alla fine del nostro quarto e ultimo giro. Adesso individuiamo la metà del campo circa, che nel mio caso è rappresentata da le postazioni per il rotolone, praticamente sono perfettamente al centro, il mio terreno è tutto organizzato così. Entriamo qua, proprio così, a caso, e non a caso. Avviamo la guida, appunto lui si porta perfettamente dritto per farci una retta perfetta in mezzo al campo, e via così. E via così. Adesso cosa andrò a fare? Ne ho fatta una al centro, ne farò una metà tra le passate alla mia destra, quindi quelle là, e questa passata, e una a metà tra questa passata e le metà alla mia sinistra del giro attorno. In modo tale che così posso entrare, uscire senza fare manovre. Sarebbe meglio farne quattro addirittura, che così abbiamo le passate pari. Se sei bravi a fare rettangoli di ugual misura, di ugual passate, di numero di passate, è meglio che così abbiamo le passate pari e non si finisce mai col non riuscirsi a girare, eccetera. Quindi è sicuramente meglio farne 4 per avere le passate, il numero di passate per blocco pari. Niente, comunque lui guida e va, e noi direi che il Blizzard, ragazzi, non è che è diventato comodo con la cabina sospesa, guida da solo, quindi noi ci possiamo rilassare un po' di più e tipo mettere un piedino qua sopra e magari, non so, un bel cocktail in mano, che ovviamente va fuori tutto dappertutto in cabina perché con questi solchi appunto succede un disastro, però almeno ci si può mettere qua in poltrona, vabbè, e a goderci il panorama circostante. No ragazzi, mi raccomando, a parte gli scherzi, anche se utilizzate sistemi di guida del genere, sempre la massima attenzione, anzi in capezzagna, se non si ha uno sblocco automatico agendo sul volante come in questo caso, bisogna stare ancora più attenti, bisogna prevedere che magari il sistema non intervenga e quindi non sblocchi lo sterzo, e bisogna appunto essere previdenti, staccarlo prima ed essere pronti su freni, cambio, eccetera, anche perché con questo trattore è sempre un terno all'otto, cioè si arriva qua in capezzagna e non si sa se si sopravviverà, perché ok, sto giro si è staccato, ma se non si stacca e ho bisogno dei freni, il Blizzard non ha i freni. Comunque prendiamo appunto la metà di queste passate e via che guida da solo, vai, grandissimo. Ovviamente alla guida, non al Blizzard. Ok, e si continua così ragazzi, dentro fuori e via. Però ragazzi, devo dire che è proprio un bel giocattolino.
E mi direte, sostituisci il sedile, però ragazzi l'ho già sostituito. Questo qua dovrebbe essere anche meglio, però non... Prima era un asse, ok? Adesso è un asse da stiro. Cosa vuol dire? Che l'asse da stiro è, cioè rispetto al legno grezzo, è un po' più, è rivestita, no? Per stiro, vabbè, è un asse da stiro, cioè diciamo che è un asse rivestito adesso. Aiuto. Però ragazzi, insomma, adesso dai, guida da solo, l'impianto di raffrescamento e riscaldamento della cabina è funzionante, lui grosse noie meccaniche non ne dà, a parte consumare tanto e mangiare un po' di olio ultimamente, basta, ci si accontenta, anzi, è lusso. Dai, direi che io mi finisco di spaccare il campo e ci rivediamo con le considerazioni finali e coi saluti. Eccoci ragazzi, arrivati alla fine del video. Vi faccio vedere una cosa, proprio stando sul trattore. Qua si vede, il mio ingresso storto, qua si vede alla perfezione la passata dritta. A sinistra, dove è più chiaro, c'è la passata fatta. A destra c'è il terreno ancora da passare. Qua vedete che ha mantenuto una retta perfetta. E ci mancherebbe, direi. Comunque, andiamo giù a vedere meglio questa lavorazione. Ecco, qua vedete che si è attaccata un po' di terreno ai rulli, situazione limite probabilmente data dalla rugiada di stamattina, infatti si parte verso le 10 se c'è molta rugiada. Questo perché si deve attaccare meno terra possibile al rullo per evitare di strappare piante o altro. In ogni caso vi faccio vedere il risultato della lavorazione. Allora, si passa da così, questa è la passata appunto, qui è bello compattato e vedete che i granini di concime di solfato ammonico, che oltretutto non si scioglie, sembra urea, vabbè, sono sicuramente più interrati di prima. E invece qua il terreno ancora da passare, che potete vedere che è ciottoloso, con i grani di concime ancora fuori, appunto appoggiati al terreno, e appunto, sì, ecco, si sente appunto che c'è ancora un po' di rugiada comunque. Perfetto, comunque vi sto dicendo che vedete che è ancora ciottoloso e questo dà sicuramente fastidio alle operazioni di trebbiatura in caso si volesse trebbiare basso, modello soia, come piace a me. Ecco, appunto, vedete qua la differenza che si nota, penso, adesso guarderò in video, però si nota abbastanza bene. Si passa da un bel terreno livellato a un terreno ciottoloso. E quindi, questo è. Penso di avervi raccontato tutto per oggi. Io continuo, non mi manca ancora tanto, mi mancheranno circa 7-8 ettari, non di più, perché ho anche un'altra coltivazione da rullare, di cui vi racconterò in situazione in campo, che arriverà, ve lo prometto, ve l'ho già promesso, alla fine del mese. Madonna, adesso continuo a dire nei video ve lo prometto. Se non arriva mi ammazzate. In ogni caso, detto questo, io vi ringrazio per aver guardato il video fino a questo punto. Seguitemi su Instagram se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo Tractor Vlog.